Allora, caro Francesco, tu ti fermi a guardare un po' le stelle quando vai a fare questi bei documentari fuori? È una cosa bellissima, però bisogna avere un cielo che lo permetta, che non ci sia troppa luce. E adesso, lontano, ma come bisogna guardare le stelle? Lo scopriamo. Ciao Francesco, ciao, ci vediamo domani. E come bisogna guardare le stelle? Voi vi soffermate mai a guardare le stelle? Voi professori lo fate? Dite la verità. No, sì o no? No, un po' così. È un piacere ritrovare Gianluca Masi, astrofisico. Ciao Gianluca. Ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. Allora, caro Gianluca, tu sei qui oggi per parlare di un progetto molto bello, si chiama L'emozione sotto lo spazio. Di che cosa si tratta? Sì, questo è un progetto che... Per tutti. Per tutti. L'emozione sotto lo spazio per tutti. È fondamentale sia per tutti. Per tutti, certo. Ora, quello che dicevi poc'anzi con Francesco, la visibilità del cielo, pone già subito la questione nella direzione giusta. Quanti possono vedere il cielo? Sicuramente coloro che ne hanno la possibilità, stando all'aperto, potendo accedere all'esterno. Invece, quello che abbiamo voluto fare, io e una mia collega, Gisella Luccone, che saluto, è stato portare il cielo in un luogo dove questo sembra inaccessibile, il carcere. È nato così un progetto, Il cielo sopra le Bibbie, che con la disponibilità della direzione e del personale locale abbiamo potuto mettere a punto. Ecco. E quindi cosa si vede? Noi quello che stiamo facendo è portare ai detenuti la consapevolezza che lo spazio, il cielo, sono accessibili anche da un luogo che è circoscritto dalle mura e più in generale che proprio la percezione dello spazio, un po' il sogno dello spazio, è un patrimonio di tutti. Quindi guardando le stelle si recupera anche una migliore percezione del posto che noi occupiamo nell'universo. Senti, Gianluca, tu sei una persona che guardi lo spazio, guardi le stelle, guardi il cielo, quindi secondo me cambi anche il modo di porti nel mondo, nella natura, quindi sei più calmo, devi aspettare, ti devi soffermare. Speriamo. No, secondo me è un po' forse anche così. Capisco. Cosa che oggi invece non accade perché siamo frenetici, corriamo, ci svegliamo la mattina, andiamo di corsa al lavoro, magari c'è la pianta a fianco alla nostra abitazione che ha dato il frutto, ha dato il primo fiore, neanche ce ne accorgiamo. E alla sera figurati se abbiamo il tempo di guardare le stelle. Poi in più se dovessimo vivere una grande città con l'inquinamento luminoso non riusciamo neanche a vederle. Invece quanto può far bene guardare il cielo, soffermarsi e guardare il cielo? È fondamentale. E questa è una delle ragioni per cui abbiamo, dicevo, portato il cielo in un luogo che sembra esserlo distante. Abbiamo su di noi dei movimenti, dei ritmi che dalla notte dei tempi aiutano l'uomo a sostenersi, a stabilire quando è il momento di raccogliere, di seminare. Ora l'amico Giovanni potrebbe raccontarcelo, forse è meglio di noi, ma percepire di essere parte del palcoscenico cosmico, non al di sotto di una volta, anonima, è fondamentale. Ecco, sentirsi noi stessi con la Terra, con il nostro microscopico ma preziosissimo pianeta, dicevo, collegati, vicini a questo straordinario baratro che è lo spazio. Senti, quali sono le stelle che possiamo osservare in questo periodo? Ecco, il firmamento di fine ottobre-novembre è un firmamento che lascia ancora vedere le stelle brillanti dell'estate, Deneb, Vega, Altair, tanto per dare qualche nome, ma che già porta alla vista altri astri. Di prima sera, già ad ora di cena, ad Oriente vediamo brillantissimo il pianeta più grande del Sistema Solare, il pianeta Giove. Quindi verso Oriente. Verso Oriente, non si sbaglia, luminoso dalla luce immobile, tipica caratteristica, ecco, lo vediamo anche qui. Queste sono immagini che ho ripreso personalmente. Ah, queste sono foto che hai fatto tu? Sì, con i nostri telescopi del progetto Virtual Telescope. Oltre a Giove, brillante, anche urbano direi, si possono osservare oggetti distanti, la galassia di Andromeda, oppure grandi ammassi di stelle, come di prima sera il grande ammasso di Ercole, la Luna, sempre presente nel nostro palcoscenico. Come la riconosciamo? Andromeda è una piccola sfida, Massimiliano, perché si vede se il cielo è quantomeno di discreta oscurità, se riusciremo a vederla, staremo guardando una distanza ad occhio nudo, sì, come un batuffolino si vede, a una distanza di 2 milioni di anni luce. Ecco, questo è sicuramente di grande fascino. Senti, però non tutti hanno la possibilità di avere a casa il telescopio, comunque non ce l'hanno, non sanno come vedere le stelle. Già puoi immaginare la domanda che ti sto per fare, però intanto come possiamo fare? Beh, ci sono molti luoghi presso i quali recarsi per vedere le stelle. Molti appassionati spesso mettono a disposizione i propri strumenti amatoriali, altrettanto fanno gli osservatori professionali e chi è di Roma può approfittare del planetario di Roma Capitale, presso il quale peraltro lavoro, che con frequenza giornaliera, anche durante il fine settimana, propone molti spettacoli per avvicinarsi al fascino del cielo. E quindi papà, mamma, nonni, prendiamo, portiamoli, andiamo per bambini, per adulti, per giovanissimi, sono tutti benvenuti. Senti, però io te la rifaccio anche quest'anno. Ce lo porti, magari un piccolo telescopio che possiamo costruire per averlo e magari farlo a casa. Certamente, l'obiettivo era proprio questo, Massimiliano, ossia reperire parti e pezzi che tutti
possano effettivamente trovare, altrimenti saremmo stati di parte, mentre noi vogliamo, e lo faremo a breve, è già tutto pronto, lo posso già annunciare, con pezzi e piccole cose che possiamo reperire assai facilmente anche a casa nostra talvolta. Che bello questo, questa è una foto che hai fatto sempre tu? Sì, questa è un'immagine di qualche tempo fa, la Luna sulla destra che apparentemente si trova vicina a Venere, brillantissima sulla sinistra, una congiunzione, è veramente, ecco, la dimostrazione che il cielo merita di essere osservato. Venere sulla sinistra brillantissima, bella. Molto brillante. Allora Gianluca, l'hai promesso davanti a tutti i nostri ragazzi, ci rivediamo allora. Arrivederci, ciao. Sempre un piacere. Ciao Gianluca. Buonasera. E allora adesso noi però andiamo a cucinare con il nostro Mario. Ecco.